La società dello spettacolo 1992 di Guy Debord. Il più grande risultato della decomposizione catastrofica della società di classe è che per la prima volta nella storia il vecchio problema di sapere se gli uomini nella loro massa amano realmente la libertà è ormai superato, perché ora si troveranno costretti ad amarla. Areare l'area, infinita è la stanza, non parlare da sola, e infinite sono le sue diramazioni. Io non ci sono, e nemmeno tu. Non parlare da sola. Slash delay error system loading. Nel vetro ti ho visto. Tilt, cervello in tilt, smetti, non parlare da sola, sovrapposizione di volti, non parlare da sola, ora, nessuno era me, areare, non fumare, infinito è il risvolto della stanza, nessuno può proseguire. Dio bestemmia in un bar. Input. Smettere di fumare. Non urlare. Non parlare da sola. Non urlare. Mente lenta, lo vedi.
Tint. Digitare password. Non è questo il momento. Io non ti ascolto, tu non mi senti. Infinita è la stanza. Infinita è la stanza. E infinite sono le sue diramazioni. Nel vetro ti ho visto, sovrapposizione di volti. Nessuno era me. Una cosa, soltanto una cosa. Una vita. Quale vita? Infinito è il risvolto della stanza. Ho scovato i simultanei. La pecca, la grandissima colpa. Nessuno può proseguire se guarda attraverso. Non l'hanno concesso. Hanno sbarrato la porta. Nell'attesa di niente, fumo. Ho imposto astinenza ma niente. La resa non sembra arrivare. Il corpo vuole fumare, tossire e capire se esiste veramente. La mente si pensa ventenne, vorrebbe dormire truccata, lavarsi di dosso il giorno, scavare la notte dai muri. Passeggiate calme, calde tisane d'oriente, creme, profumate d'estate, vitamine a sapore di vita e sale, ma non sembra affatto funzionare e continuo ininterrottamente a fumare l'attesa vestita di niente. C'è una vita ordinata dalla morte. Così il presente sembra configurarsi, una sintonia da cercare tra un disturbo e l'altro, da scrutare in piccole finestre virtuali non propriamente esistenti, dove ogni forma è soltanto apparire pur pretendendo presenza. Niente deve essere estraneo al comprendere. Ora ascolto Serge Gainsbourg e Jean Birkin. Leggo Al-Azraqi e Abu Bakr Naji. Ogni momento resta immobile, in questo tempo infranto. Dovunque sia, questo qui e questo adesso, io non ci sono e nemmeno tu. Dietro vetri pungenti, la città immensa
si distende sotto un cielo grigio. Le luci cominciano a brillare in lontananza, annunciando una lunga oscurità. Due voci cantano: "Je t'aime". Era molto tempo fa. Adesso siamo soli. La Mecca, il tempio al centro del mondo, fu schiuma sull'acqua prima che Dio Onnipotente creasse il cielo e la terra. Da essa fu spianato questo nostro universo. Egli sa quanto noi ignoriamo. Ora però non c'è terra, non c'è amore. Dio bestemmia in un bar. Forse solo i morti sono tenaci più di questa vita introvabile. Il potere è illusione, il potere è reale. Il momento giusto è quello in cui agisci, il momento è ora. Ma quando è l'adesso in questi tempi dilatati? Non è certamente la fretta a deciderlo, forse nemmeno l'attesa, ma una congiuntura sempre possibile, pure ogni volta pronta a dileguarsi. Nessun gesto ci soccorre, troppe chiacchiere si affollano. Qualcuno dice di sapere tutto e ignora l'essenziale. Non è questo il momento. Io non ti ascolto, tu non mi senti, noi siamo assenti, noi siamo l'assenza, noi non siamo affatto noi. Troppo sangue, nessun cuore. È colpa dell'Occidente, è responsabilità dell'Islam. Gli americani sono il male, il danno è l'Europa. Sono in errore i sunniti, gli sciiti sbagliano. I russi sì, i russi no, i russi forse. In lotta con i curdi, in lotta tra di loro. Uscire dal Medio Oriente non è possibile. Impossibile la guerra. La guerra è infinita. La civiltà di Satana ha stabilizzato il controllo nel proprio stesso collasso. La gestione della ferocia è l'amministrazione del caos. Non si può andare avanti, non si torna indietro. Le torri crollano ancora. A Parigi qualcuno continua a fuggire. Montaggio. Parola a Yolanda La Carruba. Grazie a Claudio Comandini.
e grazie a Ilaria Palomba e soprattutto grazie a Monica Meloni che invito qui un momento accanto a te. Allora, questa iniziativa nasce per portare l'arte fuori dai luoghi quelli deputati, quelli che in genere frequentano solo le persone che magari cercano delle cose particolari, cercano di nutrire la loro anima. E allora siamo stati invitati qui dalla direzione del centro a portare l'arte fuori per emozionare e per anche dare qualche messaggio in più rispetto a quello che generalmente si può accogliere. Abbiamo fatto con Cordiale Urban Lab, con Claudio, un programma molto nutrito che parte dalla giocoleria, arte circense, ha anche musica e questa cosa diciamo un po' più d'avanguardia, questa portare la poesia in un centro commerciale certamente non è una cosa semplice. Abbiamo portato molti laboratori per i bambini, per gli adulti e in questo modo cerchiamo di in qualche modo animare questi pomeriggi al centro commerciale e magari strappare qualche sorriso alle persone o qualche spunto di riflessione. Per quanto riguarda il Mitreo è in un momento di transizione, doveva chiudere il 31 di luglio, ha chiuso in realtà, ma fortunatamente è arrivata diciamo, una notizia che ci fa ben sperare per il futuro. Abbiamo avviato un processo partecipato con la comunità che si è svolto proprio il 15 di settembre nella sala del Consiglio del Municipio, dove la comunità si è potuta esprimere circa la centralità e l'importanza di uno spazio come il Mitreo per produrre cultura, per produrre coesione sociale, per produrre sicurezza sul nostro territorio. E questo processo partecipato durerà ancora per altri 4 incontri, infatti io diciamo, inviterei anche tutti quanti a partecipare informandosi magari sulla pagina Facebook del Mitreo Arte Contemporanea su quando ci sarà per dire la propria e per ribadire come sia importante non spengere le luci nelle periferie, quelle luci che si sono accese con tanta fatica e soprattutto dove si fa cultura, perché anche l'anima deve essere nutrita, non possiamo pensare soltanto a una vita che si preoccupa solo delle cose prettamente materiali, bisogna anche nutrire qualcosa in più e quindi il Mitreo ha questa funzione e speriamo di continuare ad averla ancora insieme. Grazie. Grazie a tutti, alla prossima.